Moser si volta, eccoci ai 300 metri, praticamente ancora fermi, non nessuno dei due si azzarda ancora a lanciare lo sprint. Perché in seconda posizione può studiare bene la situazione. Quindi volata favorevole a Moser, in seconda posizione può lanciare lo sprint, ecco il testa a testa sulla sinistra Francesco, Francesco sta passando e Francesco no, colpo di reni proprio sulla linea del traguardo, quando ormai sembrava che Francesco Moser avesse conquistato il titolo mondiale, c'è stato il colpo di reni di Knetemann, quindi dovremo aspettare il responso della giuria, il responso del photo finish per sapere chi è il campione del mondo. Intanto mentre parliamo, felice, è arrivato Marcus, ecco che è arrivato Marcus, ecco che Moser ha già terminato il suo sprint, quando Knetemann ha piazzato la botta e forse sulla linea Knetemann è